L'impianto AISA di San Zeno è tornato a riaprire le sue porte ai più giovani per la giornata Zero Spreco Amica dei Nativi Ambientali. 550 infatti bambini che hanno partecipato al progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole Ciclolabs, una giornata dunque di visite all'impianto di recupero rifiuti per imparare nel dettaglio il funzionamento del polo tecnologico di San Zeno. Le giornate Zero Spreco sono dedicate a loro, a questi ragazzi un po' di tutte le età. Abbiamo dall'asilo oggi fino alle superiori che si divertono con quella che è la cucina Zero Spreco. Quindi una cucina che sensibilizza su quello che è tutto lo spreco alimentare, appunto, che non va fatto. Perché da una parte sprecare gli alimenti significa togliere magari qualcosa a qualcuno che non se li può permettere, no? Ma da un'altra parte significa produrre dei rifiuti che poi vengono trasportati in impianti che questi rifiuti devono trattare. Quindi la lotta allo spreco alimentare, la cucina zero spreco è un qualcosa che è necessario insegnare ai più giovani, perché poi sono loro che vanno a sensibilizzare le famiglie. Ricordiamoci che c'è un vecchio detto, è un proverbio americano del Pelirosa d'America, che dice che la terra non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli. Ecco, questo deve tornare di moda ed attualità. Se comprendiamo questo, comprendiamo che noi che stiamo camminando in questo momento su questo pianeta abbiamo il dovere, l'obbligo di lasciarlo meglio di come l'abbiamo ereditato. Quindi per questo motivo oggi e domani qui da noi vi stanno circa 1000 ragazzi per vedere che impianti come questo fanno del bene all'ambiente, servono per tutelare le risorse ambientali presenti sul nostro pianeta.